In questo video voglio parlarvi dell'errore numero uno che vedo fare agli acquarellisti principianti, che li porta ad avere dei dipinti piatti o spenti, risultato che potete notare nel dipinto di sinistra, rispetto alla bellezza del colore del dipinto di destra che appare vivo e vibrante. Ciao, sono Ilaria, sono un'artista, una storica dell'arte e vi do il benvenuto sul mio canale. Ho disegnato questi due cappellini molto invernali, sarà che quest'estate è stata troppo calda e io ho voglia di freddo, e ho usato questo set di acquarelli della Winsor & Newton e materiali come al solito sono sempre in descrizione. Mentre dipingerò i due soggetti vi dirò come potete correggere gli errori e fare così in modo che l'acquarello possa esprimere le sue potenzialità e la sua magia nei vostri dipinti. Quando un principiante è all'inizio del suo percorso e vuole dipingere un cappello, prepara il colore e riempie tutto lo spazio del cappello con quel colore e di solito lo usa abbastanza denso, comunque piuttosto saturo. È un po' come se stessimo dipingendo un dipinto con una matita colorata, ma questo non funziona con l'acquerello perché con l'acquerello dobbiamo avere dei contrasti. E cosa significa? Che posizionerò un'ombra, in questo caso qui a sinistra, ma se ho un'ombra è anche vero che devo avere anche una luce, ma dal momento che lo spazio del cappello è stato interamente riempito di colore, non abbiamo più quella zona di luce e l'effetto che otteniamo è così molto piatto. Se partiamo dallo stesso colore, ma molto desaturato, quindi più trasparente, cioè ho usato lo stesso colore alizzarina, ma ho aggiunto acqua fino ad avere un colore molto diluito, che ho poi reso quasi trasparente sul lato destro, da dove immagino provenire la mia luce. Avrò così una base su cui lavorare, perché è molto trasparente, e l'ombra del cappello inizierà con lo stesso colore, ma più saturo, avendo così un valore tonale che definirei medio, cioè né troppo scuro né troppo chiaro. Tenendo il colore molto diluito e poi creando dei bei contrasti che io sto ottenendo con il viola, potremo così vedere il flusso della luce su un oggetto, in questo caso un cappello, che non sarà piatto come il soggetto di sinistra. Potete osservare come anche le parti del berretto che ho colorato con il turchese e poi ombreggiato con il blu cobalto, se stese con una campitura piena, con un colore più saturo, anche se ho creato un'ombra, quell'ombra dà solo un accenno di volume al mio soggetto, ma resta comunque tutto piuttosto piatto perché non c'è dimensione. Non abbiamo i nostri valori chiaro, medio e scuro che sono visibili creando quel magico e tipico effetto dell'acquarello, che è quello che noi cerchiamo. E allora è il momento di raccontarvi che per me imparare a dipingere ad acquarello è stata una grande sfida, perché all'inizio lo trattavo come se fosse una tempera o come matite colorate, era molto frustrante, perché dipingevo soprattutto con quei mezzi pittorici. L'acquarello richiede leggerezza e io avevo una mano pesante. Me ne ero letteralmente innamorata, quindi piano piano, con il tempo e la pazienza, l'ho imparato ed è la tecnica che di più amo in assoluto e sono felice di essere arrivata anche ad insegnarlo, sicuramente con questo canale dove vi invito ad iscrivervi e poi con i miei corsi di acquarello online che vi lascio in descrizione se volete fare questo magico viaggio insieme a me. Quindi se pensate che sia una tecnica difficilissima, sappiate che si può imparare e che anche io sono partita con enormi difficoltà. Ma andiamo avanti, quindi dicevamo che l'errore principale che rende piatto e spento un acquerello è il non avere luci e ombre appropriate. Ma se noi partiamo da una base leggera, possiamo, quando tutto è ancora bagnato, aggiungere colore e iniziare a dare profondità, sia con lo stesso colore più saturo, sia con un altro colore come in questo caso il viola, e rendere tutto più interessante. Ma possiamo anche, una volta che quel primo strato è asciutto e questo strato nell'acquarello si chiama velatura, procedere con un'altra velatura sopra alla precedente. Potete notare che ho creato un effetto peloso al cappello in corrispondenza del pompon e della fascia. E nel soggetto di destra, il fatto di avere una base quasi trasparente ma molto in luce sulla destra mi ha offerto la possibilità di lavorare a piccoli tocchi, con il turchese un po' più saturo di come l'ho dato sulla base e poi con dei tocchi di blu cobalto e di viola, così ho dato maggiore tridimensionalità e vibrazione al soggetto e ho creato un effetto morbido, e questo mi è permesso proprio perché ho rispettato i valori tonali. E quando si vogliono creare delle texture come in questo caso, quindi un effetto morbido o altri effetti, è importantissimo non fare l'errore di cui stiamo parlando in questo video.
Procedendo su questo soggetto, ho aggiunto un colore sempre più scuro, facendolo fondere con il resto della base, creando così un'ombra scurissima che spicca proprio perché c'è una zona lasciata molto in luce dall'altra parte. Quindi è importante partire da toni chiari e quasi trasparenti, inserire poi dei mezzi toni e lavorare infine con gli scuri. Nell'acquarello è difficile tornare indietro quando abbiamo messo un tono scuro, perché diversamente da altre tecniche, il bianco, la luce è quella della carta. Ci sono certo degli accorgimenti per andare ad alleggerire l'acquarello. Magari potrei proprio creare un video dedicato, fatemelo sapere nei commenti se vi piacerebbe. Però diciamo che se seguiamo il procedimento, se rispettiamo la tecnica, allora non sarà necessario. Qui sto dipingendo un'ombra ancora più scura, sono andata a mescolare l'alizzarina con i due tipi di azzurro e ho creato questo colore ancora più scuro che sto utilizzando sia per approfondire l'ombra di sinistra, quindi aumentare ancora di più il contrasto, che per creare questa texture morbida sul cappello, quindi andando a scurire anche quella parte di cappello che è in ombra, creando così questo bel effetto, questa bella texture. Anche nel cappello di sinistra ho aggiunto l'ombra e poi quell'effetto morbido dato a piccoli tocchi, giusto per mostrarvi il confronto. Ma l'effetto è davvero poco tridimensionale e piuttosto spento, perché la base di colore, base data in quel modo così piatta e satura, ha tolto la possibilità di creare un bel contrasto tra luci e ombre. Quindi concludendo, spero che abbiate trovato utile questo video dedicato all'errore più comune che si compie all'inizio quando si impara l'acquarello, che è appunto il non creare abbastanza contrasto tra luci e ombre, e che inserirete questa mia piccola lezione nelle vostre sessioni di pittura. Ci avevate mai pensato? Fatemelo sapere nei commenti. Vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciarmi un like se il video vi è piaciuto e a iscrivervi anche alla mia newsletter che vi lascio in descrizione. Se questo video vi è piaciuto e vi ha interessato, penso sia importante segnalarvi anche un altro video molto importante legato all'aspetto ombre e a due tipi di ombre che si possono realizzare con l'acquarello, e ve lo lascio qui subito come suggerimento a fine video, ma vi segnalo anche un secondo video tutto dedicato a degli errori che molto spesso i principianti compiono con l'acquarello. Quindi vi segnalo entrambi i due video se volete continuare a guardare i miei contenuti. Grazie per aver guardato, vi mando un grande saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!